La mia passione è la scienza. La mia passione è disegnare o anche giocare ai videogiochi. La mia passione è il calcio, il disegno e teatro. La mia passione è disegnare e inventare, cioè creare le cose. Cioè. Da qui a 15 anni probabilmente mi vedo orgogliosa di me stessa. Magari credo che migliorerò in futuro. Per me educazione è il rispetto di una persona e l'educazione che ti danno le persone o che io darò ai miei figli. Un buon comportamento che i genitori di una certa persona gli hanno, lo posso dire, insegnato. Educazione per le persone che ti stanno accanto. Una persona che aiuta ad imparare a stare come intorno alla gente. Una cosa che ci viene insegnata, che ci viene richiesta, che alcune volte è difficile dare e che però è necessario appunto avere e dare. Comunità io la vedo come una grande famiglia. Comunità per me è la scuola insieme alle famiglie. Comunità è secondo me, un luogo in cui tutti agiamo nel raggiungimento di un obiettivo ovviamente di benessere reciproco. Per fare insieme mi viene in mente innanzitutto una grande idea di comunità. Fare insieme significa tradurre un'idea, un'identità, che è l'identità di una comunità. Nel fare insieme si impara, si cresce anche insieme. Insegnare tutti i giorni e crescere insieme a loro. Tutti insieme, collaborando, si raggiungono dei progetti più grandi in maniera più veloce e magari dove non arriva uno, arriva un'altra persona. Questo permette appunto di cooperare non solo sul territorio ma anche in altri ambienti e regalare qualcosa in più, diciamo. L'unione, è banale dirlo, ma fa molta forza in questo caso. Le associazioni hanno tutte una loro peculiarità e il fatto di farle incontrare crea ricchezza e questa ricchezza viene trasmessa inevitabilmente a tutti quelli che partecipano all'esperienza. Riuscire a mettere insieme i pezzi, mettere insieme culture, modi di fare, atteggiamenti, comportamenti che poi fanno far crescere una persona con più ottica. Crescere insieme per me vuol dire crescere con più punti di vista. Le persone di riferimento per me sono i miei genitori, i miei parenti. Sono i miei genitori. I miei amici e i miei professori. I miei amici, i miei cugini e il mio cane. Mio fratello e mia mamma e la mia migliore amica. I miei genitori. La mia migliore amica. I miei genitori, la mia famiglia e i miei amici. I miei professori. Una comunità educante è una comunità di sguardi, è una comunità che si assume delle responsabilità, ma soprattutto che pensa positivo, cioè che pensa di poter trovare delle soluzioni. Un insieme di ruoli, di persone, di enti che mettono insieme delle risorse umane, delle risorse materiali su vari livelli che riguardano l'educazione. È senza dubbio composta da vari enti, dal comune, dai servizi sociali, dalle forze dell'ordine, dalla scuola, da tutti i centri di aggregazione o cooperative varie che si occupano appunto di intrattenere i ragazzi con varie attività, quindi anche le associazioni sportive. Secondo me è una rete importantissima che dovrebbe agire in sinergia. La comunità educante è fatta di dialogo, per cui è un interrogarsi ed è anche un modo di costruire assieme. Ragionare, riflettere insieme, scambiarsi opinioni che possono portare comunque a vivere la comunità in modo attivo. Un giovane che cresce all'interno di un quartiere del quale si sente parte è una cosa positiva perché poi si prenderà a sua volta cura di quel quartiere. Una comunità che educa
Secondo me sarebbe un gruppo di persone che in base alle proprie esperienze può insegnare altre persone che hanno per esempio età più piccole qualcosa che hanno loro vissuto e quindi fargli capire come va la vita, cosa succede, le difficoltà che devono affrontare. Comunità educante, a me piace rispondere che siamo tutti. Ognuno di noi nel suo piccolo può far parte di una comunità educante, della comunità educante. A quel punto potrebbe essere anche tutta la città, nel senso che ognuno ha qualcosa da imparare e qualcosa da insegnare. Gli adulti si sentano parte di un processo, no? Che poi è il processo di crescita dei ragazzi. Si cerca di portare i ragazzi a una mente più larga. Per comunità educante direi un luogo dove una persona ha la possibilità di imparare, di costruirsi, di conoscersi attraverso delle persone che gli indicano un percorso. Un instradamento ai ragazzi per crescere al meglio. Credo che sia importante lavorare e fare per le politiche giovanili perché ha una doppia valenza. Da una parte perché i giovani sono il futuro. Lavorare con i giovani significa essere sempre proiettati nel futuro. E secondo perché di ritorno loro sono molto stimolanti e ci aprono a visioni che altrimenti non avremmo. È importante dare voce ai ragazzi e far sì che siano loro ad esprimere tutto il loro potenziale. Quindi noi siamo un po' dei facilitatori di questo processo e un po' facciamo da ponte anche tra i ragazzi e le istituzioni. Le politiche giovanili sono un ambito pieno di vita e quindi sono divertenti, sono stimolanti, è una scoperta costante. Mi piace lavorare con le persone e mi piace costruire possibilità. Senti che stai facendo qualcosa che fa sperimentare il mondo un po', no? A questi ragazzi. Lo spazio fisico è una conseguenza, no? È una conseguenza dello spazio mentale. Bisogna dare degli spazi di pensiero ai ragazzi, degli spazi mentali, degli spazi di pensiero per loro da riempire e degli spazi che loro riempiono nei pensieri di altri per poter pensare che le politiche giovanili siano un luogo vitale. Creiamo una realtà e un'infrastruttura che loro possono osservare, quindi si sentono riconosciuti, si sentono protagonisti, vedono che possono veramente fare qualcosa su questo territorio, vedono che non sono soli, che sono sostenuti in quello in cui credono. Il creare degli spazi anche fisici è una richiesta che i ragazzi colognesi hanno sempre fatto. Avere degli spazi con dei professionisti e dei punti di riferimento dà la possibilità di ritrovarsi in modo sano, avere condividere degli obiettivi e praticare delle esperienze che ti arricchiscono fondamentalmente, che ti portino a riscoprire il valore del bello, delle cose belle. Offrire a loro l'opportunità di avere uno spazio fisico è stato qualcosa che ha garantito sicuramente il successo di tantissime iniziative e tanti interventi. Noi vediamo il Centro Sirio esattamente come una casa dei giovani ed è importante per me che loro abbiano proprio un luogo sicuro dove poter stare anche a chiacchierare, ma soprattutto a portare i loro interessi, le loro passioni e col nostro aiuto cercare di progettare delle attività in qualche modo legate ai loro interessi. Nello scambio fisico arriva anche tutto il mondo emotivo, tutto quello che non è, diciamo, ricollegabile all'aspetto razionale, quindi l'arricchimento è maggiore. Avere un luogo fisico dove andare, anche sicuro, quindi non in mezzo alla strada, alla stazione, per potersi trovare con gli amici, ridere e scherzare, è molto importante secondo me. Sirio è un centro di aggregazione giovanile che ho scoperto andando al parco sotto casa mia. È un centro giovani che ci aiuta a giocare, a studiare. Un
luogo in cui incontro amici, faccio nuove amicizie, socializzo, gioco a calcio, imparo nuove cose. Quando c'è nuova gente, nuove cose tipo i parkour o lo skate. Puoi divertirti con altre persone, puoi comunicare, socializzare. Per me è un posto dove posso conoscere nuova gente, posso stare con i miei amici, mi diverto. Stare insieme, divertirsi, parlare. È bello perché ci incontriamo tutti e giochiamo, facciamo un po' quello che vogliamo e anche attività un po' divertenti. Credo che sia una cosa bellissima. È un bel posto. Vorrei tanto che questa città dia più importanza alla cultura e al coinvolgimento dei giovani nella cultura. La bellezza crea nella testa bellezza, crea voglia, crea desiderio. Quindi a me piacerebbe che si partisse da un concetto di città e di luoghi aggregativi belli. Desiderio per le nuove generazioni? Che ognuno di loro trovi la propria strada, che possa mettere a frutto i propri talenti. Riescono a trovare la loro passione e una piccola via di uscita dalla normalità. Un desiderio è quello che possano sempre continuare a poter cercare nel mondo tutte le possibilità che il mondo ha da offrire, senza avere paura. Avere delle opportunità. Il desiderio che ho per questo target è che i ragazzi diventino sempre più cittadini a tutti gli effetti. Ci sia un passaggio di competenze man mano che si cresce, competenze che hanno acquisito nella loro vita e che vengono trasmesse ai più giovani. Ci riescono a stupire con nuove proposte, nuove idee, cose che noi non avremmo mai pensato e quindi di farci anche cambiare direzione, di fare un po' la strada insieme. Ecco. I piccoli possono pensare in grande e vedere davvero di costruirsi un'intera vita, perché il foglio è ancora bianco, possono scrivere tutto. Che non si perdano via troppo con la tecnologia e che inseguano tantissimo le loro passioni. Quindi sempre lottare per i propri sogni, che prima o poi, se un qualcosa lo si desidera davvero, arriva. Il mio grande desiderio è diventare un gran giocatore. Grande finzato da grande. Vorrei diventare un artista. Andare a giocare in NBA. Diventare o un dottore, o un poliziotto, o un grande calciatore. Di avere altri nuovi amici e fare altre nuove esperienze. Riuscire a studiare qualcosa che mi piace. Essere felice. Diventare persone sempre più educate, sempre più curiose, sempre migliori, ecco.